Buongiorno a tutti, sono Ninja Zatechina e oggi andremo a parlare dell'episodio 103 e 104 di Dragon Ball Super. Vi avverto che nel video ci saranno numerosi spoiler e se non siete in pari con la serie vi sconsiglio la visione del video. Cominciamo con l'episodio 103. L'episodio è per conto mio uno dei più belli della saga e ne parlerò meglio in un prossimo video. Comunque in questo episodio Gohan riesce a buttare fuori dal ring Botamo e comincia a combattere contro i membri dell'universo 10, finché interviene uno dei membri chiamato Buni e un altro di nome Rubalt, che se la vedrà con Piccolo. Nel frattempo viene fatto cadere un altro membro dell'universo 10 che rimane con solo dei combattenti. I due si rivelano avversari decisamente forti, in particolar modo Buni, che è in grado di disperdere il proprio Ki, creando delle copie di se stesso, facendo così confondere Gohan, che comunque riesce a contrastare il nemico, dovendo purtroppo incassare alcuni colpi. Gohan lancia fuori dal ring il nemico con una Kamehameha e l'universo 10 viene distrutto e Gohan osserva una medaglietta caduta da Buni con la foto della sua famiglia. Forse uno dei migliori episodi della serie, ma non vorrei soffermarmi troppo perché questo episodio sarà oggetto di un video futuro. La qualità grafica non era eccelsa, spesso c'erano delle vere e proprie corse sul posto e non mi è apparso l'ultimo livello di animazioni. Ora però parliamo dell'episodio 104. A differenza dall'episodio precedente, questo è decisamente meno drammatico, disegnato in maniera migliore e decisamente più ricco di azione e di ragionamenti. L'episodio comincia con la presentazione dei Paratrooper di Dispo che andrà a combattere contro It. It si ritroverà in difficoltà a causa della velocità estrema del nemico, anche se con il passare del tempo inizia ad abituarsi alla sua velocità. E riesce a buttare fuori dal ring Dispo, ma un altro Paratrooper di nome Kunshi, grazie alle corde d'aura, riesce a salvare il compagno. I due si mettono a combattere contro It, ma ad un certo punto Goku interviene nello scontro, trasformato in Super Saiyan God, alternando durante appunto lo scontro di Super Saiyan God al Super Saiyan Blue, come fece Vegeta insomma all'interno del manga contro Black Goku. Goku riesce a buttare fuori dal ring Kunshi e, sebbene le condizioni pessime di Dispo e i danni provocati da It, riesce a scappare. L'episodio ha una qualità grafica molto alta che ho adorato specialmente per le aure. Unica pecca è la scena riciclata degli attacchi ripetuti su Dispo, riciclata appunto dallo scontro tra It e Vegeta nel primo torneo. Gli scontri sono ben accurati e interessanti, specialmente il fatto che siano ragionati, cioè si ragionano nelle vere e proprie tecniche e strategie, che non tutto di base semplicemente sulla forza fisica come succede di norma in Dragon Ball, ma che comunque si abbiano dei certi ragionamenti logici durante uno scontro. E questa cosa mi è piaciuta veramente tanto, per non parlare della coppia Goku-It, che è fantastica. Per questo video direi che è tutto. Fatemi sapere in un commento cosa ne pensate di questi due episodi e cosa vi aspettate dai prossimi appunto episodi. Da Ninja Zatechina è tutto, ad un prossimo video. Ciao!